Ciao amici, come state affrontando il cambio di stagione? Noi non riusciamo a dormire, succede a tanti. Si tratta della sindrome da cambio di stagione, in inglese seasonal affective disorder. Ne ho parlato in questo video che vi consiglio di guardare dopo. Oltre a stanchezza cronica, depressione, ansia e agitazione, può causare insonnia e disturbi del sonno. E oggi vediamo come combatterli con i rimedi naturali. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per prima cosa voglio ricordarvi che l'insonnia non è solo non riuscire a dormire, ma anche quando si soffre di risvegli notturni ripetuti o ci svegliamo prestissimo e non ci addormentiamo più. In molti casi le cause dell'insonnia sono legate a stress, ansia, preoccupazioni. Non riusciamo a staccare dalla giornata, insomma. Per affrontare i diversi tipi di insonnia ho messo insieme una playlist, la trovate in descrizione. E adesso ecco i migliori rimedi naturali per voi. 1. Meditazione. Contro ansia e preoccupazioni, la meditazione è un alleato incredibile. Fatta per 10-15 minuti come ultima cosa prima di mettersi sotto le coperte, aiuta a distendere la mente e addormentarsi con uno stato d'animo pacato e rilassato. Da oggi, meditazione ogni sera. 2. Tisane. Le migliori tisane che conciliano il sonno sono a base di camomilla, tiglio, melissa, passiflora, biancospino, arancio dolce e valeriana. Ho fatto vedere una tisana anti-insonnia in questo video. 3. Melatonina. Molte persone trovano beneficio dall'uso della melatonina come integratore prima di dormire, perché aiuta a ristabilire il naturale ciclo circadiano, cioè il ritmo sonno-veglia. Per i dosaggi e le modalità d'uso seguite le indicazioni sui prodotti. 4. Alimentazione. Ma non è un rimedio. Conosci il detto "il cibo sia la tua medicina"? Citazioni a parte, la scienza ha dimostrato che l'alimentazione e in particolare la cena influiscono direttamente sulla qualità del sonno. Il motivo è semplice: se la digestione è faticosa, pesante, irregolare, il corpo non riesce ad attraversare tutte le fasi naturali del sonno, quindi si dorme poco e male. Il mio consiglio è fare attenzione a cena ad alimenti come formaggi, carni rosse, carboidrati raffinati, salumi, dolci industriali pieni di zuccheri e grassi trans, stimolanti come caffè, energy drink, alcol. Meglio cenare entro le 8 di sera, se non è possibile alleggerire la cena alternando proteine e carboidrati a giorni alterni, accompagnati da verdure cotte e crude. Per vedere tanti altri video come questo, iscrivetevi al canale, è facile, con un click così attivate tutte le notifiche e se non le ricevete andate a vedere sulla home del canale, perché pubblico ogni giorno. Vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!